Ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto perché hanno detto non solo grandi verità, ma anche da me condivise. Quindi non mi rimane che fare alcune riflessioni anche dietro ciò che ho sentito in quest'Aula. Vorrei che fossero distinti intanto i crimini di guerra e fossero distinte le vittime di guerra dalle vittime dei genocidi, dalle vittime degli odi e delle persecuzioni razziali. Se questa mozione fosse andata nella direzione di riconoscere la Norma Cossetto come simbolo della crudeltà umana nelle guerre, per condannare lo stupro come arma di guerra, per condannare ogni violenza, io avrei accettato molto volentieri. Ma qui si esalta una figura come simbolo di italianità e purtroppo ho sentito qualcuno parlare di presunti crimini fascisti in Jugoslavia. Ecco, non furono presunti crimini fascisti. Molto bene fanno i nostri professori a non parlare di queste pagine, secondo me, perché purtroppo in Italia non abbiamo avuto quella pacificazione che la Germania ha voluto e perseguito ed è riuscita ad ottenere, dove chi ha avuto delle colpe se le è assunte in pieno e chi è stato vittima ha potuto perdonare. Questo in Italia non c'è stato, c'è stata una coltre di ipocrisia che molto bene, della cui origine molto bene ha trovato chi mi ha preceduto le ragioni. Allora, di fronte all'ipocrisia, alla notte dell'indistinto in cui tutte le vacche diventano grigie, in cui non si sa più chi ha torto e chi ha ragione, io dico no. La ragione ce l'ha avuta chi ha scritto col sangue la nostra Costituzione. E se oggi non avessimo avuto non una guerra civile, ma una guerra di resistenza che ha combattuto quei fascisti che hanno causato migliaia di morti anche in Jugoslavia e siamo tutti pronti ad andare ad Auschwitz per condannare i nazisti, siamo tutti pronti ad andare alle foibe per condannare i comunisti. Quando è che andremo su quelle fosse dove sono le vittime del fascismo italiano che ha fatto e scritto le leggi razziali molto prima dei nazisti? Quindi io dico no.